Buongiorno a tutti da Simply Beats, benvenuti alla nuova puntata della nostra rubrica Face to Face. Il tema della puntata odierna è il mese dell'educazione finanziaria, un'importante iniziativa patrocinata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze che mira a migliorare, ad accrescere quella che è la cultura finanziaria ed economica in Italia. E sono molti i soggetti che hanno deciso di aderire a questa interessante iniziativa, tra questi abbiamo anche Banca Widiba. E sappiamo che Banca Widiba da sempre è molto attenta a quelli che sono i temi della cultura economica e della formazione. E per questo abbiamo deciso di invitare come ospite della puntata odierna Maurizio Nicosia, che è Area Manager Sicilia di Banca Widiba. Maurizio, buongiorno, grazie per essere nostro ospite. Grazie a voi e buongiorno a voi. Senti Maurizio, come prima cosa vorremmo che ci spiegassi un po' quelle che sono le iniziative che avete organizzato nell'ambito di questo mese dell'educazione finanziaria. Sappiamo che vi siete concentrati su alcuni webinar e ecco, vorremmo che raccontassi un po' ai nostri spettatori quali sono i temi che tratterete e quando si svolgeranno questi incontri. Allora, come hai detto giustamente tu, noi siamo sempre stati molto sensibili ai temi dell'educazione finanziaria perché siamo convinti che le famiglie, se sono consapevoli, riescono a gestire al meglio le loro risorse. Quindi rendere le famiglie consapevoli è uno dei nostri principali doveri. D'altra parte, diciamo che il nostro territorio, l'Italia in particolare, è un territorio dove la cultura finanziaria è molto bassa. Un adulto su tre riesce ad avere delle nozioni valide in merito ai temi più semplici della finanza, quale tasso di interesse piuttosto che tasso di inflazione, o capire della diversificazione dei risparmi. Quindi per noi è un impegno importante. Un impegno importante è, visto e considerato che il mese di ottobre è il mese dedicato dal MEF, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, all'educazione finanziaria. Abbiamo voluto mettere anche noi il nostro timbro, la nostra firma su questi eventi che si possono creare sul territorio. E quindi abbiamo organizzato per l'area che io coordino, che è l'area Sicilia di Banca Widiba, una serie di interventi e webinar mirati proprio ad accrescere le conoscenze delle famiglie in tema di educazione finanziaria nell'ultima settimana di ottobre. In particolare, il Ministero delle Finanze e dell'Economia dice che l'ultima settimana di ottobre è la settimana nella quale bisogna parlare di previdenza. Perché parlare di previdenza in un momento difficile come questo? Beh, la previdenza è un po' il nostro futuro e rinviare nel prendere delle decisioni che ci permettono di vivere al meglio anche il dopo dell'attività lavorativa per avere un certo benessere. È importante anche e soprattutto per affrontare i momenti difficili che la vita ci presenta. Quindi diciamo che di questo percorso ci saranno ben 7 webinar su 10 che saranno dedicati alla previdenza. Poi un altro tema molto molto importante e sentito che abbiamo voluto introdurre e che è proprio molto pertinente rispetto proprio alla situazione che stiamo vivendo, questo momento molto difficile di gestione delle proprie risorse familiari è il tema base. Basico per poter ragionare del proprio futuro e del proprio ciclo di vita economico e finanziario, che è quello del budgeting familiare. Sapere far di conto all'interno della propria famiglia e gestire la propria famiglia come se fosse un'impresa, dove c'è naturalmente uno stato patrimoniale, cioè delle consistenze, dei risparmi piuttosto che delle proprietà da dover mantenere nel tempo. E il conto economico, cioè riuscire ad equilibrare le entrate e le uscite nel tempo, è una condizione molto importante che in questo periodo abbiamo addirittura capito ancora di più. Perché? Perché tante famiglie sappiamo che si sono trovate in grande difficoltà proprio perché non hanno mai gestito o programmato gli eventi o gli imprevisti all'interno del loro bilancio familiare. Quindi altri 2 webinar saranno dedicati alla budgeting familiare e per finire naturalmente la tutela di quello che abbiamo in qualche modo creato nella nostra vita e cioè delle nostre risorse, quindi la tutela del patrimonio diciamo, sono altri 2 incontri che faremo. Quali sono i relatori che avete scelto per questi incontri? Su quali, diciamo, soggetti vi siete concentrati? Quali sono le loro specifiche capacità, le loro, diciamo, la loro formazione? Qual è?
Allora, noi, diciamo, la banca ha deciso di creare due percorsi, un percorso che è stato strutturato da consulenti interni. D'altra parte noi abbiamo una scuola di consulenti che ha dimostrato nel tempo, facendo diverse pubblicazioni in materia, di avere delle competenze adeguate per poter gestire questi argomenti. E quindi diciamo che l'ultima settimana del mese di ottobre gli eventi saranno gestiti da consulenti della nostra rete. Poi all'inizio del mese di novembre ci saranno degli altri eventi di educazione finanziaria che invece saranno gestiti da docenti e professori o piuttosto esperti in materia che saranno aperti al pubblico indistinto. Io mi concentro su quelli che gestisco io, che sono questi eventi fatti dai nostri consulenti, che abbiamo formato grazie anche all'aiuto di Maria Luisa Visiona, che è un'educatrice finanziaria che fa parte della nostra rete, attraverso un percorso che è durato ben 9 mesi, durante il quale abbiamo approfondito questi argomenti, al termine del quale questi colleghi hanno ovviamente avuto un attestato di educatori finanziari e quindi sono anche pronti per andare a raccontare ed aiutare le famiglie a gestire il loro ciclo di vita in presenza delle avversità del mondo esterno. Senti, che aspettative avete nei confronti di queste iniziative? Sappiamo che stiamo vivendo un momento particolare e l'emergenza sanitaria sembrava alle spalle quest'estate, adesso invece sta, riprendendo, diciamo, drasticamente corpo e quindi volevamo capire appunto che cosa vi aspettate, quale risposta vi aspettate, nei confronti di questa iniziativa. Tenuto anche conto del fatto che, come ricordavi tu, appunto, si tratteranno di temi estremamente importanti, delicati, ma molto spesso sottovalutati. Prima giustamente, appunto, sottolineavi che banalmente la gestione del budget familiare, che dovrebbe essere, come dire, alla base di quelle che sono le condizioni, le conoscenze e le competenze economiche e finanziarie, è molto spesso, se non sconosciuta, comunque considerata in modo molto, molto marginale. Sappiamo che il termine economia invece deriva proprio da oikos e nomos. Oikos indicava appunto i beni di famiglia, nomos la norma, quindi era appunto una norma, una disciplina di quelli che erano i beni, il patrimonio della famiglia. Diciamo l'economia nasce in questo modo e poi si sviluppa a livello macro. Quindi volevamo capire appunto che cosa vi attendete dalle persone, quale risposta. Permettimi di fare una piccolissima digressione veloce. Tutti coloro che hanno cominciato, io ho qualche anno, sono 35 anni che faccio questa attività, tutti coloro che hanno cominciato l'attività di gestione del risparmio, che è una cosa un po' diversa dalla gestione economica del ciclo di vita familiare, o meglio, all'interno c'è la gestione del risparmio. Tutti coloro che hanno cominciato a interessarsi di gestione del risparmio all'inizio erano convinti che, parliamo di qualche anno fa, riuscire a trovare il prodotto migliore e poter ottenere un risultato era l'obiettivo della loro attività. Però se tu capisci bene che questa situazione è una situazione molto, diciamo, molto priva di valori e di contenuti, in realtà con gli anni e col tempo abbiamo capito che la nostra professione è quella di cercare di aiutare le famiglie nel tempo a poter gestire al meglio le loro risorse e dal fatto che loro trovino benessere e serenità nella gestione delle loro risorse ricaviamo la nostra più grande soddisfazione. Quindi cosa mi aspetto? Io mi aspetto in primo luogo che riusciamo a trasmettere alle persone che ci ascoltano quello che è il nostro ruolo, ruolo sociale importante per aiutare tutti a raggiungere questo equilibrio economico nell'arco della loro vita. E mi aspetto che le persone che verranno in contatto con noi e che entreranno con noi capiscano che noi abbiamo un obiettivo molto importante, quello di condividere con loro un percorso e un ciclo di vita. Mi sono molto emozionato nel sentire il racconto di un consulente qualche giorno fa che mi rappresentava la vita di un suo cliente durante 25 anni ed il fatto che non mi raccontava che aveva 1000 lire oggi a 2000 lire, ma mi raccontava che ha visto che gli sono nati figli, ha visto che è riuscito a comprare i figli delle case ai figli, ha visto che è andato in pensione, che ha potuto realizzare il sogno della sua vita, che era quello di viaggiare, l'ha visto crescere da un punto di vista economico all'interno del suo ruolo e della sua professione, e quindi mi raccontava la vita di una persona attraverso quell'aspetto che lei aveva curato, che era quello di accompagnarlo nella sua vita e aiutandolo nella gestione, nelle decisioni finanziarie più importanti. Ecco, io mi aspetto che questa cosa riesca, riusciamo a fare percepire alle persone che ci ascoltano che noi
facciamo questo lavoro e che riusciamo anche a rappresentare il modo e la passione con cui la facciamo e la viviamo nel tentativo di migliorare e di aiutare nei momenti critici le famiglie che ci seguono e che in qualche modo vogliamo coinvolgere nell'ambito di questi progetti per i quali da tempo ci facciamo cerchiamo di supportare e creare nel nostro ambiente e nel nostro territorio. Maurizio, ti ringraziamo per queste precisazioni e non resta che farvi, diciamo, un in bocca al lupo per tutto il lavoro che avete davanti, che è un lavoro sicuramente interessante, però richiede anche un certo impegno. Quindi buon lavoro e vi auguriamo, insomma, auguriamo a tutti una buona giornata e salutiamo tutti quanti i nostri spettatori. Diamo appuntamento alla prossima puntata della nostra rubrica Face to Face. Un saluto, Maurizio. Grazie tante, grazie di avermi ospitato in questa rubrica, grazie ai telespettatori.